Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi mattina libera, quindi andiamo a fare la spesa e dopo facciamo lo svuota spesa, che vi faccio vedere dove sono andata. Andiamo! Non vi ho detto che questa mattina abbiamo un ospite speciale. Ciao a tutti! Perché stamattina il signorino non si allena, quindi gli tocca venire a fare la spesa con me. So che sei felice, però... Moltissimo, moltissimo. Però ti tocca, mi dispiace. Let's go. Iniziamo. Queste sono le mie mele preferite, le Fuji. Le voglio tutte. Andiamo. Datteri. Top. Non ho trovato gli anacardi, allora andiamo sulle nocciole. Scherzavo, ho trovato anche gli anacardi. Quindi anacardi e nocciole. La vita, ragazzi. Questo è casa. Concentrato nella scelta del parmigiano. Qui in Piemonte tantissimi mangiano il grana padano, però noi rimaniamo fedeli alla patria. Altra regola, mai, e dico mai, fare la spesa quando si ha fame, perché si vorrebbe comprare tutta sta roba qui, oddio. Comunque ci tengo subito a precisare che prima ho sbagliato, perché la patria del parmigiano reggiano è la mia, ma non la sua. Dove sei? Perché lui è bolognese, quindi non rientra nella patria del parmigiano. E basta, è la mia patria. Preparto yogurt per la colazione. Noi di solito a colazione mangiamo sempre lo yogurt greco, oppure ogni tanto anche quello di soia. Però oggi mi sa che compreremo anche quello yogurt greco al caffè per le merende, giusto? Hai preso degli yogurt? Un pochino, non ho finito. Ok. Questa per Leo e questo per me, perché è troppo buono e non ha zucchero. Altro momento fondamentale della nostra spesa è la passata di pomodoro, che deve essere solo e rigorosamente, bravissimo, mutti. Se non è mutti io non la voglio, sono in fissa totalmente con la mutti, per me è troppo più buona delle altre. Quando vengo qui all'Esselunga adoro questo reparto, comprerei tutte queste robe per la casa, ma oggettivamente abbiamo già tutto, non abbiamo bisogno di niente, però ho un debole per le tazzine. Guardate che bella, oddio, è questa qua tutta rosa. Reparto a noi sconosciuto questo, perché tanto io sono astemia e Leo non beve, quindi ciaone. Allora, Leo Candy mi ha dato uno spunto. Se questo video raggiunge 500 visualizzazioni, provo una pizza surgelata strana e poi dopo vi faccio vedere. Aiuto. Non so se sperare che raggiunga 500 visualizzazioni o no. La provo, anzi, la provo insieme a te. La proviamo insieme. Quella con pulled pork. La proviamo insieme, ok? Va bene. Va bene, se il video raggiunge 500 views, proviamo insieme una pizza stranissima e facciamo il vlog, ovviamente. Assolutamente il mio reparto preferito in assoluto. Raga, il pane, quanto è buono. Fatto. Adesso carichiamo tutto in macchina e poi facciamo un mega svuota la spesa.
come sfruttare i propri fidanzati, spinge il carrello pesante, io non faccio niente. Bravo amore! Oddio, perdiamo il salmone. Finita la spesa. Volevo spendere un pensiero per tutti i fidanzati morosi che vengono sfruttati le mattine libere per andare a fare la spesa e per portare sulla spesa e portare il carrello. Quindi volevo spendere un pensiero per tutti coloro che si trovano nella mia stessa situazione. Come potete vedere, lo sfruttamento è in atto. Cioè, abbiamo fatto la spesa, così stamattina abbiamo detto boh, non compriamo tante cose. Ma in realtà abbiamo speso 200 euro, ok che siamo andati all'Esselunga che è un po' più cara, però cioè, abbiamo comprato cose per un esercito quando in realtà siamo in due. Rettifico, ok, abbiamo speso 200 euro, abbiamo fatto la spesa e tutto, ma quel signorino lì mangia come un bisonte, quindi se non facciamo queste spese lui non riesce a nutrirsi e vive con la fame perenne, quindi direi che era necessaria. Sfruttamento continuo. Eccoci arrivati a casa, questo è il nostro svuota la spesa edizione Esselunga, perché questa mattina siamo stati all'Esselunga. Noi di solito variamo quasi sempre i supermercati tra Esselunga, Lidl, poi qua c'è un Carrefour, però sì, cerchiamo di variare il più possibile, però l'Esselunga comunque rimane il nostro supermercato preferito, anche se è un pochino più caro del normale. Adesso vi faccio vedere solo quello che abbiamo preso da mangiare, perché gli extra tipo colluttorio, carta per del forno, carta igienica, cose generali così le ho escluse perché c'è già abbastanza roba. Quindi partiamo dalla frutta e dalla verdura. Abbiamo le insalatine, troppo pratiche nel loro sacchetto, io le prendo solo così. Le banane, questo è un passato di verdure che mangio di solito quando sono in casa da sola. I pomodorini, la mia droga. Poi mele, queste sono le Fuji, queste sono le Sweet Tango, altre mele, datteri, i nostri yogurt per la colazione, yogurt greco di tutti i tipi, i mirtilli sempre da mettere nello yogurt. Qua abbiamo le nocciole, io le mangio sempre quando sono in campo come merenda al pomeriggio mentre lavoro. Questi sono di Leo, che se li mangia la mattina sempre con lo yogurt, sono molto buoni. Qua abbiamo ancora prugne, kiwi e qua della frutta secca, gli anacardi, e questi sono i semini di chia che noi usiamo per fare i porridge o gli overnight porridge, che magari una volta vi faccio vedere cosa sono. Poi i fagioli, abbiamo i cannellini e i fagioli rossi, passata rigorosamente mutti, abbiamo i nostri fiocchi d'avena, questo è per fare il porridge appunto, dicevo prima, e il farro soffiato senza alcun tipo di zucchero e senza miele, questo mi piace molto. Qui abbiamo la crema Novi, sempre per Leo, lui è un amante della Novi. Poi abbiamo di nuovo una mutti, abbiamo preso la pasta Esselunga, noi prendiamo questa integrale perché comunque è pasta rummo, quindi molto buona e costa anche un pochino meno. L'aceto di mele perché mi serve per fare una ricetta con il cavolo cappuccio e lo speck. Pesto, questo è il nostro preferito, dentro ci saranno mille schifezze, però è il nostro preferito, ci possiamo fare poco. Gli hamburger di vario tipo dell'Esselunga, che tra l'altro erano anche scontati, sono buonissimi. Il parmigiano, le uova bio, nel mentre leggo che passa. Poi il tacchino e la bresaola, sono i nostri due unici affettati che prendiamo. Questi che sono i burger, che se avete visto il video precedente, li ho presi alla Lidl, della stessa marca, però di un altro gusto agli spinaci, ma sono gli stessi, solo che di questa marca qua costano anche di più. Poi abbiamo il salmone, questo qui, per una cena, e questo contorno surgelato per quando non ho voglia di fare la verdura, lo metto in forno e via. Ecco, questa è la nostra spesa, ci durerà forse, 4-5 giorni, non di più comunque. Bene, adesso che abbiamo finito, puoi sistemare tutto. No, scherzo. Sfruttamento continuo. No, scherzo. No, adesso sfatiamo questa cosa. Leggo, dillo anche tu,
Non sei sfruttato? No. Ah, va bene. No, però davvero, Leo mi dà una mano incredibile quando faccio la spesa perché porta su sempre tutto. E le fatiche le fa lui. Quindi grazie mille. Se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere nei commenti, se volete anche iscrivervi al canale a me fa molto piacere e se raggiungiamo le 500 visualizzazioni io e Leo proviamo le pizze quelle strane, aiuto. Vabbè, vabbè. Anche tu. Quindi se raggiungiamo le 500 visualizzazioni pizza strana e basta, se avete curiosità, domande scrivete pure nei commenti e ci vediamo al prossimo vlog.